Eccolo qui, il nostro gioiello. Finalmente il sogno si è avverato. Questo tenero batuffolo ha vinto tutte le resistenze di parenti e amici pessimisti che ci sconsigliavano di prenderci un impegno simile. Noi, ben sapendo che il cane è l'unico amico davvero sincero e fidato che un uomo può avere in vita sua, non abbiamo ascoltato nessuno e adesso siamo praticamente disperati. Per carità, lui è adorabile, ne siamo innamoratissimi. Vive con noi solo da pochi giorni e già ci sembra che non potremo più farne a meno. Però, che stress! Fa pipì dappertutto e dobbiamo pulire in continuazione. Se non gli stiamo sempre addosso, rosicchia tutto il rosicchiabile, mobili compresi. E quando gioca, morde mani e piedi con lo stesso entusiasmo che usa con i suoi amici cani. Solo che loro hanno la pelliccia e noi no. Di notte, poi, sono pianti e ululati. L'unico modo per riuscire a chiudere occhio è farlo venire a letto. Naturalmente sappiamo che questa fase passerà. Il mondo è pieno di cani perfettamente educati, obbedienti, bravissimi, e noi abbiamo molta pazienza. Ma quanto tempo ci vorrà? Perché noi lo amiamo, davvero. È un tesoro e ci fa una tenerezza infinita. Ma se continua così, ci porterà dritti al manicomio. Nessuno pensa mai di essere impreparato all'arrivo di un cane. In fondo tutti sanno che il cucciolo sporca, rosicchia, insomma fa le classiche cose da cucciolo. Purtroppo però molta gente è convinta che questa fase passi nel giro di 2 o 3 giorni e soprattutto spera che passi da sola, forse per un colpo di bacchetta magica. La realtà è ben diversa. Proprio come un bambino, il cucciolo va educato a comportarsi nel modo giusto, altrimenti continuerà a far danni per tutta la vita. Ricordiamo sempre che il cane è un cane, non un uomo, quindi ragiona con una impeccabile logica canina. Per esempio, lui è un animale naturalmente pulito, che non sporcherebbe mai la propria tana. Ma tana, per lui, è il luogo in cui mangia e dorme, non tutto il resto della casa. Il resto della casa è invece territorio del branco, ovvero, specie per i maschietti, quello spazio che va marcato con l'urina per far capire agli intrusi che non devono oltrepassarne i confini. Messaggio sottolineato dalla raspatura, che questo Shiba interpreta in modo davvero eclatante. Marcare tappeti e divani, dunque, sarebbe assolutamente logico dal punto di vista canino. Se vogliamo che il cucciolo si adatti alle nostre regole sociali e non alle sue, dovremo prima spiegargli quali sono. Insegnare al cane a sporcare fuori non è difficile come potrebbe sembrare. Basta lavorare con un po' di metodo, monitorando il cucciolo per capire come si comporta quando gli scappa. Annusa in terra? Cerca un posto isolato? Gira su se stesso? Una volta identificati i segnali, dovremo essere prontissimi. Appena li manifesta, prendiamo il cane e portiamolo subito fuori. Il cucciolo che sporca fuori andrà sempre coperto di lodi e coccole esagerate. È importante imparare fin dal primo giorno a esasperare le manifestazioni di giubilo quando il cucciolo ci fa contenti. Non si educa nessun cane se non si è bravi attori. Forse qualche volta sembreremo un po' matti, ma non importa. Dobbiamo imparare a fare molta scena con il corpo e il tono di voce, perché il cane non capisce l'italiano. Invece è bravissimo a interpretare i segnali del corpo ed è soprattutto così che riesce ad intuire quello che vogliamo da lui. Anche per l'adulto, che già conosce diverse parole umane, la mimica conterà sempre più della voce. Provate ad andare verso il vostro cane con la faccia corrucciata e l'aria minacciosa dicendogli parole di lode. Lui si preoccuperà e tirerà indietro le orecchie. Molto brava. Se invece gli sorriderete e andrete verso di lui allegramente, anche se gli direte parole di rimprovero, il cane scodinzolerà e comincerà a giocare. Sei proprio una cattivona sei, eh? Sei proprio una cattivona, eh? Per un cucciolo di pochi mesi, mimica e tono sono ancora più importanti, visto che per lui le parole sono ancora suoni senza significato. Gradualmente li abbinerà ai nostri ordini o ai nostri stati d'animo.
ma solo se non gli metteremo in testa troppa confusione. Il cucciolo infatti abbina il gesto Y al suono X e solo a quello. Non è che di colpo assimili l'intero dizionario dei sinonimi e contrari.